Ma buongiorno guys e benvenuti in un altro episodio guida di Leggende Pokémon Arceus. In questo episodio vedremo come catturare o Kyurubi o Cherrim, due Pokémon considerati da buona parte della community Pokémon rari, tra virgolette, ma che con un po' di pazienza si riesce benissimo a catturare, ci si riesce, insomma, sono un livello medio. Il primo posto, diciamo, dove è possibile trovarli è questo qui, dove vedete la Pokéball. Quindi, per arrivare qui, per far prima, teletrasportatevi all'Arena del Colosso, nella Landa Ossidiana. Una volta arrivati all'Arena del Colosso, prendete Braviary o Weirdir o qualsiasi Pokémon che vi permetta di andare più veloci o semplicemente andateci a piedi e andiamo fino a quel punto. Una volta arrivati inizieremo a vedere degli alberi con delle bacche. Io vi consiglierei questi qua. Che colore è questo? Azzurro, verde acqua? Non lo so. Ma in ogni caso, ecco, prima io ho trovato un Kyurubi proprio qui, e infatti c'è il suo loot qui. Ecco, in questo caso gli alberi non si stanno muovendo, quindi non c'è nessun Kyurubi, nessun Cherrim. Però se voi volete prendere un Cherrim a tutti i costi e un Kyurubi e vedete che gli alberi non si stanno muovendo, vi basterà tornare alla base della landa, ritornare al villaggio Giubilo, tornare qui, in questo posto, e poi guardare se gli alberi si stanno muovendo. E diciamo fare così finché non trovate il Pokémon che volete, o Kyurubi o Cherrim. Ma in ogni caso, passiamo al secondo punto, posto, in cui è possibile trovare Cherrim o Kyurubi. Per andare nel secondo posto in cui è possibile trovare Cherrim e anche Kyurubi, dobbiamo andare a Pendici Corona. Andate all'Arena Cogliluna e da qui, come sempre, bisognerà andare in questo dove ho messo questo timbro a forma di Pokéball, come prima. Quindi prendete Braviary, che a questo punto della storia avrete sicuramente se avete sbloccato le pendici corona, e una volta arrivati scendiamo, ovviamente senza schiantarci. Ok. E dobbiamo guardare questi alberi, con la sola differenza che qui ce ne sono molti di più, quindi molte più probabilità di trovare o Cherrim o Kyurubi. Ovviamente al prezzo di dover essere, diciamo, più avanti nella storia del gioco. Io ovviamente con la fortuna che ho non sto trovando niente. Però ragazzi, voi una volta qui guardate se si stanno muovendo gli alberi e se non si stanno muovendo rifate il procedimento che vi ho detto prima. Tornate alla base sulle pendici, in questo caso, tornate al villaggio Giubilo e tornate qui a vedere se questi alberi si stanno muovendo. Ok, guys, io anche oggi vi saluto, vi ringrazio di aver guardato la mia guida, spero di esservi stato utile. Se avete delle domande di qualsiasi tipo, non esitate a chiedermi nei commenti, vi risponderò subito. E niente, guys, vi ringrazio ancora, lasciate like se vi sono stato utile, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per non perdervi le mie prossime guide. Vi lascio qui in alto a destra la playlist completa con tutti gli episodi del mio gameplay che ho fatto su Leggende Pokémon Arceus. E niente, guys, io vi saluto e al prossimo video!